Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione, terzo appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di Ucraina perché dopo gli accordi firmati a Minsk che introducono il cessate il fuoco nella regione a partire da domenica, le tensioni tra separatisti e governativi non si sono arrestate, bombardamenti e combattimenti continuano a fare vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal portavoce delle forze armate ucraine, Andriy Lysenko, sono stati uccisi 11 soldati ed altri 40 sono rimasti feriti. Il governo di Kiev però precisa che l'amnistia per i separatisti nel sud-est ucraino sarà decisa solamente con una legge adottata dal Parlamento ucraino e i leader dei miliziani non saranno graziati con un decreto presidenziale. Lo ha riportato il ministro degli esteri ucraino, Pavlo Klimkin, aggiungendo che non c'è accordo per concedere questa amnistia a coloro che sono coinvolti in crimini contro l'umanità, nonostante sia prevista dai nuovi accordi di Minsk per cercare di mettere fine alla guerra nel Donbass. Il cessate il fuoco dovrebbe iniziare domenica e successivamente i due fronti dovranno iniziare il loro ritiro delle armi pesanti per la creazione di una zona cuscinetto. La Russia però continua la mobilitazione del suo esercito, la flotta del Mar Caspio con 600 militari e 40 unità tecniche speciali sta eseguendo esercitazioni nella regione per organizzare la difesa della costa in caso di un eventuale attacco dal mare. Anche la flotta sul Mar Nero di stanza in Crimea ha lanciato oggi nuove esercitazioni che dureranno fino a domani. Sull'accordo firmato a Minsk da Germania, Francia, Russia ed Ucraina è arrivato il commento dell'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'UE, Federica Mogherini. È un risultato positivo non sufficiente perché il vero test sarà l'entrata in vigore del cessate il fuoco e la realizzazione dei punti previsti nell'accordo, ha ribadito Lady Pesk parlando a Radio Anch'io. Dal fronte ISIS invece arriva la notizia che 21 cristiani copti sono stati sgozzati in Libia. Il gruppo era stato rapito a Capodanno. A riferire la notizia sono stati media egiziani che citano messaggi Twitter riconducibili all'ISIS. Il Cairo però non conferma, sono in corso verifiche. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 16 circa. Vi auguro un buon pomeriggio.